presentazione della sua candidatura con quale spirito? Con lo spirito di una siciliana che ama profondamente la sua terra e che vuole portare in Europa valori, impegno, storia, professionalità, competenza, un ruolo istituzionale alto per fare valere la Sicilia in Europa per contribuire al cambiamento delle politiche europee. Quali sono le priorità che andrebbero affrontate secondo lei a livello europeo, ma per vicende italiane? Ma guardi, innanzitutto va affrontato il tema del cambiamento della politica in generale, cioè da una politica di rigore, forse pure necessaria, bisogna però passare a una politica di sviluppo. Quindi le problematiche sono portare il lavoro, guardando soprattutto ai nostri giovani, ricchi di intelligenza e talenti, che oggi possono esprimere andando fuori, invece noi dobbiamo lavorare perché questo avvenga nel nostro territorio. La valorizzazione delle nostre risorse, quindi portare finanziamenti per valorizzare agricoltura, pesca, porti, il turismo e poi soprattutto, dico io, valorizzare la posizione della regione siciliana al centro del Mediterraneo nell'ambito dell'Eurozona. Sull'emergenza immigrazione invece? Una politica di solidarietà vera fra popoli, fra paesi europei. Noi siamo la porta d'ingresso di tanti cittadini, centinaia di migliaia, che cercano in Europa migliori condizioni di vita. Allora noi li accogliamo con grande generosità delle nostre istituzioni e dei cittadini stessi, però non possiamo essere lasciati da soli a farci poi carico della loro permanenza sul nostro territorio. Quindi una solidarietà vera. La vicenda dell'immigrazione, dell'emergenza immigrazione dà modo a molti di dire ma quando mai siamo stati in Europa, se c'è qualcuno che invece adesso chiede di uscire dall'euro? Ma guardi, io non sono un politico, la mia è una candidatura di servizio e direi di amore per la mia terra, così come è stato tutto il mio percorso di vita. Però io credo che oggi non abbia alcun senso uscire dall'Europa, uscire dall'euro. Oggi avanzano dei paesi molto forti, a parte l'America, lo sappiamo, l'India, la Cina, sono diventati veramente delle grandi potenze che invadono i mercati, che condizionano l'economia e la finanza. Allora non ha senso che noi torniamo a essere un paese al di fuori, perché credo che questo non ci gioverebbe, non ci aiuterebbe, non ci rafforzerebbe. Lei dice di non essere un politico, ma tutto il PD si stringe attorno a lei. Come vive questa cosa? Ma guardi, io devo dire sono molto contenta che ci sia stata questa scelta che è stata voluta fortemente tanto dalla Sicilia quanto da Roma, perché mi allontana, è vero, dal mio lavoro, che io amo profondamente l'essere magistrato, però mi consente di proseguire quell'impegno per la regione siciliana che io ho sposato da sempre.